Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa ho preso contatti con la Asmodee, che mi ha proposto di essere il primo portavoce italiano per la presentazione delle due nuove carte dell'espansione Dark Tidings. Dopo aver accettato con gioia, mi sono state inviate tramite mail le due novità, che vedremo a breve, e come se sapessero già la mia preferenza in fatto di casate del crogiolo, che ribadisco pende per gli angeli splendenti e i cavalieri corazzati, e come se fossi qui in rappresentanza della gloriosa e raggiante casata Sanctum, dato che, per l'appunto, queste due anteprime appartengono entrambe a questa fazione. Vedremo inoltre alcune sinergie utili con altre pubblicazioni e soltanto con esse già divulgate in precedenza dalla FFG, quale meccaniche muoveranno e denoteremo, per quel che ci sarà possibile fare, quale delle casate potrebbe incastrarsi bene con la dinastia dei radiosi presenti sul pianeta al centro dell'universo. Prima di iniziare, volevo ringraziare Ilaria della Asmodee e la Asmodee stessa per avermi dato questa opportunità promossa a livello globale e per avermi preso in considerazione a tale scopo. Ed ora ecco a voi le due new entry di Ondata Oscura. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima delle due nuove carte è l'azione Prova dell'Acqua, che oltre a fornire un bonus Ambra cita Gioco, resetta la marea. Fino all'inizio del tuo prossimo turno, i giocatori non possono alzare la marea. Tenendo in considerazione il fatto che il livello del mare di base non è né alto né basso, come riporta anche il testo di Valucanto, la nuova meccanica introdotta nella quinta espansione di Keyforge dovrà essere innescata attraverso effetti come quelli del maresciallo Ewer. Questo potrà avere un vantaggio davvero incredibile contro mazzi dello stesso capitolo, che della marea ne fanno un punto cardine. Ad esempio, chi giocherà il Monello di Mare non innescherà il suo effetto ruba, limitando il danno ad una semplice cattura con un servitore con costituzione pari a 1. Si potrà annullare l'effetto di aumento costo attuale per le proprie chiavi causate dal luogotenente Valmart, e si potrà limitare il potere di un eventuale controllo board del servitore di casata selvaggi All Paddy. Analizzando invece una sinergia che potrebbe creare rogne ad un forgiatore rivale, le carte Prosciugare il fiume, Leiri del lago e il già nominato maresciallo Ewer, in combinazione con Prova dell'acqua, metteranno a dura prova la riuscita di una strategia avversaria. Giocando infatti quest'ultima per resettare la marea e impedendo all'avversario di poterla sollevare a proprio vantaggio nel suo turno, quando vi toccherà giocare di nuovo, potrete ripristinare i livelli del mare a vostro favore giocando Ewer. E successivamente far entrare in campo Leiri, che fornirà ad ogni creatura amica un bonus di +2 armatura. Per ultimo, giocando l'artefatto Prosciugare il fiume, impedirete alle creature avversarie di raccogliere, a meno che il vostro rivale non agirà a sua volta sulla dinamica che regola i flussi. Ovviamente, resettare la marea potrà costituire anche degli svantaggi per le creature che avete già fatto entrare in gioco e che faranno di questa dinamica un loro punto forte, magari avendo effetti permanenti proprio come quello di Leiri del lago. Quindi, come sempre, carte di questo tipo dovranno essere giocate con criterio per non influire in maniera negativa sulla propria tattica di gioco. Rimane comunque il fatto che Prova dell'acqua, al momento, rimane l'unica carta di questa espansione a poter agire direttamente sulla rimozione della 38esima unità che troverete in ogni mazzo unico. Vedremo in futuro, con le prossime rivelazioni, se essa continuerà a rimanere la sola o se ce ne saranno altre che, come lei, faranno sparire dal tavolo di gioco qualsiasi traccia d'acqua. La seconda delle due nuove carte è l'azione Rituale Armonico, che oltre a fornire un bonus Ambra cita Gioco, scegli una creatura amica. Se il suo vicino sinistro condivide una casa con essa,
Ottieni un'ambra e ripeti questo effetto su quel vicino. Ora, analizzando per bene il testo della carta, esso non riporta la dicitura «ripeti l'effetto precedente», come ad esempio capita per il trucco della civetta di casata Ombre dopo il nerf o per colpo della falange di casata Repubblica Sauriana. Ciò sta a significare che se avrete in mano 6 Sanctum più questa carta, ipotesi improbabile nei turni iniziali, ma non impossibile, vedremo fra poco anche il perché, potrete andare in check partendo da 0 ambre in riserva in un solo turno. Infatti, le sinergie che l'armonico ha da proporre non si fermeranno qui. Con l'aiuto dell'azione Logos, perdona o dimentica, selezionando il primo effetto di quest'ultima si avrà la possibilità di archiviare 2 carte di tipi diversi dalla propria pila degli scarti. Se selezionerete il rituale che magari avete già precedentemente giocato e un servitore Sanctum che è stato distrutto a causa di una battaglia passata, potrete avere a disposizione un buon punto di partenza per accumulare un gran numero di ambre nel minor tempo possibile. Soprattutto se il deck in questione avrà una seria quantità di elementi che permetteranno di archiviare altri cavalieri splendenti pronti ad entrare in campo per fornirvi un vantaggio davvero notevole. Chissà se con il rituale armonico non si avrà una nuova generazione di Mazzi Rush 2.0 pronti a spaccare di nuovo il gioco. Di sicuro mancano ancora molte carte che dovranno essere rivelate e fino a che non avremo una panoramica molto più dettagliata su cosa ci riserverà questo quinto capitolo, potremo soltanto basarci su supposizioni ben lungi dall'essere reali e tangibili. Nel frattempo si inizia a denotare un buon feeling tra Sanctum e Logos, che probabilmente farà sempre quello che fa, permettere di pescare fuori fase, archiviare cose e velocizzare il deck. E quindi mi sento di sognare una bella sinergia tra queste due case, che magari, perché no, supportata dalla nuova arrivata agli insondabili, potrà, chissà, creare non pochi problemi ai forgiatori avversari. È ovvio che sto fantasticando, dato che non ho molti dati alla mano su cui basarmi, ma è anche vero che sul crogiolo tutto è possibile. Staremo a vedere. Conclusioni. Le 2 nuove azioni presentate in anteprima della nuova espansione di Keyforge Ondata Oscura hanno tutte le carte in regola per poter essere un must have in ogni mazzo che si rispetti che gioca Sanctum. Essendo Prova dell'Acqua l'unica carta al momento in grado di rimuovere temporaneamente dal gioco la meccanica di alta e bassa marea, potrà avere largo uso, soprattutto se si vuole neutralizzare per un turno l'intera schiera di effetti provenienti da creature, artefatti, migliorie ed azioni che agiscono e sinergizzano con la 38esima carta di ogni unico appartenente a Dark Tidings. Anche contro mazzi di edizioni passate, resettare il flusso d'acqua potrà rappresentare un vantaggio da utilizzare a proprio favore, per infastidire le giocate rivali, soprattutto se l'avversario avrà pagato i 3 vincoli tentando di disturbarvi. I contro, d'altro canto, sono comunque dietro l'angolo. Carte come Undagnatus e il suo gemello cattivo, ad esempio, se presenti sul campo di battaglia nemico, potrebbero piantare grane, distruggendo delle risorse a voi utili per la strategia di gioco. Dato che, in mancanza di marea, le 2 creature sauriane diventeranno sì 2 servitori che non hanno testo, ma comunque con un bel 12 di costituzione e libere di muoversi come più le aggrada. Quindi utilizzate l'azione Sanctum con criterio e sempre in relazione ai vostri servitori. Per quanto riguarda invece il rituale armonico, devo confessarvi che, come carta, la trovo davvero valida. Come già precedentemente detto, in un bel mazzo con molti angeli corazzati potrebbe davvero dare quello sprint in più che serve a forgiare l'ultima chiave prima dell'avversario. In combinazione poi con casata Logos, se dovesse esserci perdona o dimentica con un bel settore di archiviazione a supporto, si potrebbe addirittura avere la possibilità di avvalersi di un doppio vantaggio. Andare in check, o quantomeno andarci pericolosamente vicino partendo da 0 ambre nella propria riserva e piazzare in gioco una bella board di creature pronte ad essere utilizzate a vostro piacimento.
non vedo al momento contro che possano influenzare questa carta, dato che anche in casi più estremi vi regalerà un'ambra. Piccola nota finale. Mi incuriosisce il perché un servitore dovrebbe trovarsi proprio a sinistra. Scopriremo altre piccole meccaniche che muovono gli oscuri antri sommersi di questa espansione? O sarà una semplice dinamica della carta fine a se stessa? Sicuramente ne verremo presto a conoscenza. Di certo, con la meccanica della bassa e alta marea, molte cose cambieranno. Si vedranno nuove tipologie di mazzi che entreranno a gamba tesa sui campi di battaglia, inondando gli avversari di nuove sinergie tra casate e micidiali combinazioni che faranno delle risorse e delle riserve di ambra rivali mangime per pesci. Rimanete comunque sintonizzati perché ci saranno altre rivelazioni che ci mostreranno sempre più nel dettaglio cosa si nasconde sotto il pelo dell'acqua in attesa negli oscuri abissi del crogiolo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.